frullatore, ma sono contento. Tu ce l'hai sta frase del frullatore, eh? La dico sempre? Un po', sono già due volte che me la dici, due volte che parliamo. Ma perché me la dici? Ah, sì. Sì, però vabbè, non ti preoccupare, ho capito. Mi fanno sempre la stessa domanda, come vabbè, stai? Ma te cambia la risposta. Okay. Nella lavatrice, sono un po' in lavatrice. Dire. Ok. Nella lavatrice, nel calderone. Va bene, ok. Come ti è cambiata la vita? Te l'hanno già chiesto, immagino. Ma l'hanno chiesto. Ti è cambiata la vita? Noi eravamo... Salutiamo, io... grandissima voce. Come si chiama? Non ti ricordo. Datemi io... subito il nome del tenore, mi ricordo, figuraccia, però bravissimo. Erano le 3:15, 3:20 ormai. E lui che cantava lì, Vincerozzo, che ha cantato, non se ne andava più. E poi sono arrivati due, vai Lando, vai Lando. Sì, quelli, un momento, non finiva mai. Ci sono stati momenti molto lunghi. Tu eri tornato a casa nel frattempo, esatto, ritornato a casa. Mi hanno richiamato, ma è stato detto, con la statuetta già. No, eravamo lì dietro, io, Gabbani e i pinguini, tutti circa dall'una, quindi un'ora e mezza lì dietro ad aspettare. I pinguini sono pure tanti, stai pure stretti. Sì. Allora, noi a ogni Sanremo, chi ci segue lo sa, cerchiamo di fare un giocarello, insomma, per cercare di mettere la nostra presenza sul palco di Sanremo. Diciamo, la cosa più clamorosa la fece Memo Remigio, un applauso a Memo. Quando a margine di uno svenimento finto, lì c'era tutta una roba degli autori che l'avevano mezzo fatto sentire, lui disse propaganda, sono venuto qui a fare propaganda, apoteosi, tributi, eccetera, eccetera. Là l'abbiamo preso l'anno scorso, andò Fabio Rondanini, il nostro batterista, che salutiamo, tuo amico, e salutiamo Fabio. Andò a suonare con Silvestri, con la maglietta nostra, con la maglietta Propaganda Live. La batteria di Fai Rumore è di Rondanini. La batteria di Fai Rumore è di Rondanini, la parte più rumorosa del pezzo, vorrei dire. E quindi anche lì abbiamo messo il timbro. E poi Ex Otago dissero Global Compact a un certo punto. E non so, della carriera degli Ex Otago non so più nulla. E però vinsero un sacco di premi, tutti i premi della critica, anche lì andò bene. Quest'anno... che cosa facciamo? Cosa facciamo? Ammetto che siamo stati pure un po' distratti, dopodiché abbiamo chiamato una persona, una. Eravate 24? 24, abbiamo chiamata una. Non so se crederti, però. E per gli altri possono smentire 24 telefonate, ma chi le fa? Allora, c'è qua una specie di... c'era qua, eccolo qua, ok? Quello che vi facciamo vedere è un documento esclusivo. Ecco qua. Ciao Diego! Ciao Antonio! Oh, come va? Bene, bene, nel frullatore. Nel frullatore? È così. Quando uno sta nel frullatore... Nel frullatore stai. Poi ci dici quando si ferma sto frullatore. Ma poi vi faccio sapere. Infatti, ci mancavo solo io. Tu sei presente quando io faccio la camminata di Conte? Che è abbastanza... Bravo, che finisce coi bacetti, spara. È molto imprevedibile anche a livello di regia. Tu alla fine vieni intervistato? Non credo, chiederanno una cosa a Nina. Ma tu? Allora, era giovedì. Invece non hanno chiesto neanche a Nina. Era giovedì, era la serata dei duetti, sì. Tu duettavi con Nina Zilli e cantavi un pezzo di Celentano, 24.000 baci, giusto? Esatto. Ok, io cercavo di mettermi tra le pieghe di quel tuo momento, ok? Cercavo di rovinare la cosa in qualche modo. Quando entri, che fanno? Non ti inquadrano? Certo, c'ho le scale. La cosa più facile è o l'entrata o l'uscita accennare alla camminata. La vuoi provare? Devi camminare un po' così, un po' coatto, capito? Un po' spalle curve, vai. Bravo. Okay. Capito? Pure un po', magari se ti tocchi pure un po' le labbra così da ragione. Esatto. Ci stai. Secondo poi se la vuoi personalizzare. Sì. Non male. Chi deve capire, capisce. Dopodiché te vieni da noi fra una settimana. A Valentino, il giorno di innamorato. Ottimo, dai, ti aspettiamo. Dai. Va bene. Divertiti. Ciao. Dio da. In quel momento tu nelle classifiche eri... Non eri primo. No. Eri terzo, qua, una cosa così. Ho già capito. Da quel momento primo sempre. Una roba fastidiosa che dice, vabbè, fate una cosa un po'... Vabbè, comunque questo chi vuol capire capisce, andiamo avanti. Anche io mi posiziono davanti al televisore. Dice, adesso mi esce fuori un Conte bellissimo. Dai. Nina Zilli. Beh, che camminata è? Secondo te la devo fare qui? Diodato con Nina Zilli, 24.000 baci. Con 24.000 baci, oggi saprai perché l'amore, ogni istante 1.000 baci.
adesso. Vai. Niente, balla. Ma che se balla? Con 24.000 baci, così frenetico è l'amore. Eccola! Fatta una mezza cosa. Bene. Però ricordando bene. Così frenetico è l'amore. Un applauso a Diodato che ha fatto la camminata e anche quest'anno Propaganda Live ha messo, ha lasciato il suo segno. Allora a questo punto però, siccome i più distratti non se ne sono accorti, perché sai lì Nina Zilli, 24.000 baci, la coreografia, i ballerini, avete fatto una caciara veramente incredibile, c'era molto lavoro che volevamo rovinare, potete per favore accennare, prego Antonio, no, mi si parte da qua, prego. Bravissimo. Allora, mi avete portato fortuna, dai. Beh, mi pare evidente. La tua vittoria è stata variamente commentata. Ti facciamo vedere un commento dei tanti. Eccolo qua. Allora, questo è un talento su cui io punto molto. Edoardo Ziello è un giovane leghista che nei giorni del Papete, quello in cui nessun leghista andava in televisione, c'era solo lui a fare spadate con tutti. È fighissimo lui. È un leghista toscano, molto divertente. E anche su Sanremo infatti è riuscito a farsi notare. Il dubbio è lecito, festival della canzone italiana o delle ONG, taxi del Mediterraneo, come voleva si dimostrare, il festival è stato vinto da un amante del sinistro pensiero che saresti tu, dal sostegno alle ONG alla vittoria a Sanremo. Come avete fatto voi Tesoros a vincere pure Sanremo? Questa è la domanda che ti faccio. Cioè voi sono organizzazioni, no, perché guarda, perché lì sei tu con la maglietta di Mediterranea, sì. Il tweet di supporto di Mediterranea, sì, e tanto sì, è passato. È bastato, sì, non so se è una questione di fortuna o cioè, a te cosa, che fa, però... Seriamente, questo è un parlamentare ora, al di là di tutto. Ah, sì? Sì. La cosa bella è questa, capisci? Tu vinci Sanremo, lui ha vinto un seggio in Parlamento, ognuno vince quello che... Oh. Come, cioè, il fatto che un parlamentare, comunque, al di là, con tutto il rispetto per le istituzioni, anche il parlamentare nel suo piccolo, grande, è un'istituzione, certo. Commenti così la vittoria di Sanremo, uno può anche dire sta canzone non mi piace, al di là di questo, però invece no, qua c'è tutto un motivo per cui tu avresti una dietrologia, capito? Non so cosa dirti, io sono un grande fan di Mediterranea, quindi se questo è avere un pensiero sinistro, perché per me va bene così, cioè nel senso... Tu pensi... Ora, non credo che si siano messi col televoto quelli di Mediterranea. Per no, anche perché purtroppo non so così tanti, va detto anche questo, cioè nel senso ci piacerebbe. Hanno cose più importanti a cui pensare, forse. E tu pensi che le sporti politicamente, perché comunque mettersi una maglietta di questi tempi, con una maglietta come quella, comunque è audace nel suo genere, soprattutto per un artista che va a gareggiare a Sanremo, la cosa più nazionale popolare che ci sia, può incidere o meno? Traduco, se questa cosa l'avessero vista al momento del televoto, adesso gliela facciamo vedere a tutti quelli che ti hanno votato, ormai è tardi, è andata così. Ecco, rischiavi di arrivare, boh, che ne so, chi è arrivato secondo, non mi ricordo più, Gabbani. Poro Gabbani. Non lo so, sinceramente... Cioè, si rischia a esporsi politicamente per un musicista, un artista? Sicuramente un po' sì, quello, però io lo faccio da sempre, ma più che... È sicuramente un'esposizione anche politica la mia, però io già col primo maggio di Taranto, l'1 maggio Taranto, lo faccio da tanti anni assieme a Roy Paci. Qui ora non si vede, ma in questa foto accanto c'era anche Roy Paci, perché... È stato tagliato Roy Paci. No, nel senso... È stata l'abbiamo colpa fatta, di Ziello, noi ci entriamo l'abbiamo fatta insieme. Io mi faccio guidare più che altro da cose che ritengo importanti, poi che spostino dei voti o delle... attenzione, io espongo me stesso
a maggior ragione chi magari mi ama viene poi magari ai miei concerti, chi non ama il mio modo di vivere, di pensare alla vita e a come dovrebbero andare le cose, pazienza. Pazienza. Voterà qualcun altro. Allora, hai accennato al 1° maggio di Taranto, ti faccio vedere un video di un amico. Di un amico. Eccolo qua, il maestro Mastro 5. Buongiorno, buongiorno a tutti gli odici all'uso nostro. Oh, aveva una scusa canzone, oggi canta d'acciaio, da guagnetta da Tarantino, no, sopra l'avevano vuota la miz, però a il nama vuota un sassolino dalla scarpa, un sassolino. Non ghiangona la maluola, non ghiangona la maluola. Ha vinto Diodato, Tarantino, quella canzone, senza far rumore, senza far rumore. No, ma fai. Senza far rumore, ma vedi, ma vedi. Qui non Tarantino ha vinto, io penso a se c'è un limite più. E che è un limite più? Un pappo. Allora, la canzone sì, senza far rumore. Senza far rumore, comunque, un'altra. Senza disturbare. Allora, grandissimo maestro Mastro 5, un applauso al TG nostro. Allora, Fai Rumore è prima nella classifica dei singoli su tutte le piattaforme digitali streaming download, in vetta a tutte le classifiche radio. Questa cosa che se vince Sanremo e poi va pure bene, quindi è vera questa cosa. Sì, ultimamente succede. Oggi esce. Oggi esce l'album, Che Vita Meravigliosa. Oggi esce l'album, sta qua, capito? È una roba proprio... No, scusa. Perché... Niente, due anni di lavoro e... E esce oggi? Esce oggi, a San Valentino. A San Valentino, qua propaganda live, veramente. Oh, torniamo a Taranto. Sì. Tu sei un esponente del movimento Tarantini, hai parlato del 1° maggio che è un momento, sostengo, diciamo... Sostengo dei movimenti, soprattutto quello che poi organizza l'1° maggio Taranto, quello dei cittadini lavoratori liberi e pensanti, e lo sostengo mettendo a loro, diciamo, servizio... La mia, quello che so fare, quindi sono direttore artistico assieme a Michele Riondino e Roy Paci dell'1° maggio Taranto e che dire, in questi anni me l'hanno chiesto tante volte, ma la musica... Eri nel frullatore, no? Però ero nel frullatore e non potevo rispondere. T'hanno chiesto se la musica può fare qualcosa, no? Perché molti dicono, sì, vabbè, cosa fate? Fate un concerto, un festival, dicono alcuni, no? L'1° maggio Taranto non è un festival, è una manifestazione che si serve della musica per creare un grande amplificatore, no? Affinché poi chi ha dei messaggi importanti da lanciare lo possa fare in modo che questi messaggi possano arrivare il più lontano possibile. Fa un'altra cosa, secondo me, anche. Aiuta i tarantini a sentirsi meno invisibili. Perché la sensazione che abbiamo avuto in questi anni, sempre di più, è sempre stata quella di diventare sempre più invisibili. Allora, quando crei una grande manifestazione come quella dal basso, perché non ci sono dietro partiti politici, non ci sono dietro sigle sindacali, insomma, e quando riesci in quel piccolo miracolo e vedi anche questi artisti che vengono per te gratuitamente per aiutarti, per darti una mano, in qualche modo ti senti visto. E questo ti aiuta anche a reagire, probabilmente. Cioè, una persona invisibile probabilmente accetta anche di essere schiacciata. Invece, quando ti cominciano a vedere, forse reagisci un po' e provi a far valere i tuoi diritti. Quindi, credo serva soprattutto a questo. Di Taranto abbiamo parlato diverse volte, dall'altro se ne parte qua una trasmissione. E abbiamo parlato appunto anche di come Taranto viene stata trattata dai diversi governi, anche da Conte 1, Conte 2. Da quello che dici non mi sembra di capire che la visibilità che poi c'è stata, anche per le minacce dell'azienda che andava, abbia poi portato a una maggiore sensibilizzazione al problema. No, sai cosa mi è successo poi? Sai, ero nel frullatore ultimamente, quindi... Si è capito. No, ultimamente quando c'è stato tutto il caos, uno degli ultimi caos... Sì.